Italia, come sappiamo molto bene, svolge un ruolo fondamentale nella costruzione della nostra identità collettiva. Questo progetto sottolinea inoltre, e questo aspetto mi sta particolarmente a cuore, il ruolo del Museo delle Culture, il MUTEC, non solo come museo, ma come luogo attivo di dialogo, di confronto sulle questioni interculturali che riguardano molto da vicino la storia contemporanea, attuale, presente e passata della città di Milano. La storia pubblica si è intrecciata con la storia coloniale e con la cultura diffusa, raccontandoci come c'è un legame vero e forte tra i pregiudizi e le storie coloniali, tra il razzismo e le storie coloniali, tra il patriarcato e le storie coloniali. Ecco, utilizzare in questa sala questa cifra di linguaggio, secondo me, è un passo avanti dovuto che dobbiamo fare tutti insieme. Il primo passo che abbiamo pensato di affrontare era quello di analizzare che tipo di traccia il colonialismo aveva lasciato nella storia della città, nelle parole della città, nei nomi della città. Attualmente con riferimenti al mondo coloniale sono state effettuate in tutti i tre, diciamo, macro periodi della storia dell'Italia Unita. L'Italia è parte dell'Europa e con l'Europa ha condiviso circa mezzo millennio di dominio coloniale. Le italiane e gli italiani hanno provato nei confronti di questi domini e di questi territori sentimenti diversi. Attrazione, fascino e anche orgoglio di dominio. Bisogna decolonizzare le menti oltre che le strade. E se non decolonizziamo le strade, non decolonizzeremo mai abbastanza sufficiente le menti. Il racconto di chi ha subito le mire espansionistiche dell'Italia liberale prima e dell'imperialismo fascista poi non sembra trovare sufficiente spazio. Decolonizzare significa avere una visione di mondo. Decolonizzare significa porre le basi di un nuovo modello sociale ed economico. In questo paese non si parla più del colonialismo italiano, dell'occupazione italiana d'Etiopia. È un pezzo di storia scolorito, reso ormai invisibile. Le tante, infinite, grandi e piccole storie personali di quei tempi. Storie che si somigliano, si avvicinano e si intersecano nei punti più impensabili, imprevedibili, come la vita del resto. Voglio ringraziare tutti voi che siete qui con noi a ricordare la mia terra, a ricordare quello che è stato, per pensare a un futuro diverso. Ethiopia, Agarebetenaha.